Io vorrei spendere due parole per Enrico, perché è un po' quello che è il 5 Stelle, perché era l'aprile 2012, quindi un anno prima delle elezioni qui a Roma. Io su Facebook, sul social network, a un certo punto mi è arrivato un messaggio che io non dimenticherò mai, dove un ragazzetto che io non conoscevo ai tempi, dico ragazzetto perché io ho circa una ventina d'anni più di lui, mi scriveva dicendo che si era appena laureato in legge e che aveva intenzione di sentire persone esperte nei vari campi all'interno del movimento per scrivere il programma per il governo della città di Roma. Allora, questo è un pochino quello che è il 5 Stelle, una parte del 5 Stelle, un ragazzo neolaureato in legge che un anno prima delle elezioni non pensa a come candidarsi, ma pensa a contattare le persone che gli sono state segnalate in rete per scrivere il migliore programma di governo della città, cosa che immagino che nei partiti sia assolutamente inconcepibile. E questo è Enrico Stefano. Poi Enrico si è fatto conoscere e devo dire che nel tempo è anche lui, come tutti noi, è l'esempio che dei normali cittadini impegnati con la passione per il bene comune e per il corretto governo delle istituzioni, anche giovani, anche magari inizialmente non esperti, se hanno la passione, l'impegno e la volontà di collaborare con altre persone, riescono a crescere e a superare incapacità e chiaramente in onestà qualsiasi politico navigato. E basta vedere ormai come parla Enrico Stefano. Ma questo vale per tutti, perché il movimento adesso è conosciuto, perché è il secondo soggetto politico italiano, ma il movimento, non molti lo sanno, è nato nel 2005, è nato nei pub, inizialmente nei meetup, è nato come movimento di rete, inizialmente nei meetup, poi abbiamo cominciato a incontrarci prima come, insomma, una sorta di carbonari in 4, 5, 6, 10, a Roma eravamo in 10 all'inizio, e quando raccontavamo ai nostri amici, ai nostri parenti, alle nostre famiglie che ci incontravamo con altre persone completamente sconosciute, conosciute in rete, e cominciamo a ragionare su qual era il futuro del nostro paese e delle nostre istituzioni, veniamo guardati un po' come dei soggetti strani. Noi per anni abbiamo dovuto combattere con gli amici di lunga data e dentro le famiglie, perché eravamo una sorta di mutazione genetica all'interno, però questa mutazione genetica poi ha contagiato altre persone che si sono unite. Una piazza così qualche anno fa era impensabile che un cittadino come me stesse al Parlamento Europeo, un Enrico Stefano, una Roberta Lombardi, Castaldo e tutti gli altri che vedete spesso in televisione. Sono persone normali che si sono messe in gioco, ed è una cosa che chiunque potrà fare, perché c'è una cosa fondamentale nel Movimento 5 Stelle, perché noi possiamo fare massimo due mandati, perché sappiamo che prima o poi dovremo tornare nella società civile, quindi è il nostro interesse combattere e lavorare affinché la società stessa al nostro rientro nel mondo lavorativo sia meglio di come l'abbiamo trovata. È nel nostro interesse, questa è una regola fondamentale del 5 Stelle, e chiunque è in questa piazza potrebbe un giorno diventare consigliere comunale, eurodeputato, come è successo a tutti noi. Era una cosa che 10 anni fa, quando noi riusciamo a parlare con un consigliere municipale, ci sembrava di aver ottenuto un enorme successo. E poi invece noi siamo entrati nelle istituzioni, non c'erano poltrone, non c'erano soldi, c'era solo una volontà di lavorare per il bene comune, è quello che dovrebbe essere il concetto che governa la buona politica. E io pure ho iniziato nel 2005, sono stato uno di quelli più pazzi, più, diciamo, sognatori, e un anno fa circa, verso maggio, ero in questa piazza in campagna elettorale, non la posso dimenticare. Questo poi tra l'altro è il mio quartiere, io sono nato e cresciuto qui, quindi ha un significato particolare per me. Siamo andati a Bruxelles da perfetti sconosciuti, preceduto di una campagna stampa diffamatoria anche internazionale, nel quale eravamo dipinti come dei nazisti populisti senza proposte, senza nessuna esperienza. E non è che siamo partiti da zero lì, siamo partiti da meno 100, perché comunque gli stessi colleghi, anche quelli in buona fede, ci guardavano con sospetto. Chi sono questi qua? Stanno con Farage? Da che parte sono? Sono di destra o sono di sinistra? Che gente sono? Troppo giovani, troppo inesperti. Allora io vi garantisco che nel giro di un anno la reputazione del Movimento 5 Stelle in Europa è considerato uno dei soggetti politici
che lavora di più, perché noi siamo presenti dal lunedì al venerdì in media lassù, siamo presenti in tutte le commissioni, facciamo proposte che vengono incredibilmente votate anche dagli altri soggetti politici, perché bisogna distinguere che c'è un'Europa buona e un'Europa cattiva. Spesso fortunatamente qualche cosa nostra lì riesce a passare, perché si guarda il merito, si guarda chi l'ha proposta e si guarda il contenuto, come noi del resto facciamo con gli altri. Quindi non abbiamo preclusioni ideologiche, noi siamo gli unici che riusciamo a parlare con il centro, con la destra e con la sinistra, non chiaramente essendo democristiani, ma guardando la bontà delle proposte e dei temi. Poi c'è un'Europa cattiva, perché l'Europa è questa strana entità che viene nominata solo quando bisogna soffrire, ce lo chiede l'Europa, ma l'Europa ci chiede un'altra quantità di cose importanti che in realtà vengono trascurate, perché l'Europa ci chiede un reddito di cittadinanza, come quasi tutti i paesi europei hanno, che qui sembra una cosa da folli visionari o fannulloni, mentre ci sono solo due paesi tra i 28 paesi membri dell'Unione Europea che non hanno reddito cittadinanza o comunque un provvedimento a tutela delle persone che non hanno il lavoro assimilabile al reddito cittadinanza, e sono la Grecia e l'Italia, insomma casualmente proprio tra i paesi che stanno comunque messi peggio. E la mancanza di reddito cittadinanza è una delle armi della politica, del voto di scambio politico, perché nel momento in cui delle persone, soprattutto in un momento di crisi, si trovano senza nessun ammortizzatore, con i servizi che crollano, chiaramente possono vendersi anche per 80 euro, come è successo un anno fa, possono vendersi per 400 euro al mese, possono vendere la loro dignità di uomini e di lavoratori, quando non c'è un provvedimento dove lo Stato aiuta i cittadini, perché ricordiamoci che in realtà lo Stato è nato per tutelare i cittadini, non dovrebbe essere percepito come un nemico o come comunque un qualcosa che ci divora i nostri redditi. E poi c'è un'Europa cattiva, l'Europa governata dalle multinazionali. Io devo dire la verità, come tutti gli altri nostri eletti, quando noi siamo a contatto giornalmente con determinati personaggi come Mafia Capitale o come i grandi lobbisti schiavi delle industrie mondiali al Parlamento Europeo, proviamo una sorta di senso di repulsione, dobbiamo farci crescere un po' di pelo sullo stomaco. E l'Europa è quella che decide poi in realtà del nostro futuro, perché tanti provvedimenti che vengono presi oggi magari hanno effetto qui tra 5, 10, 15 anni, ma poi arrivano, e vediamo quando arrivano determinate decisioni come l'austerità, come il fiscal compact, come la regola del 3%, che cosa significano nelle tasche e nella vita quotidiana di tutti noi. E ora ci sono altre cose che stanno per abbattersi, per esempio si sta discutendo in questi anni, in questi mesi, dell'opportunità, della volontà da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti di firmare un trattato del libero scambio internazionale per far fluire liberamente le merci tra l'America e gli Stati Uniti. Ed è un trattato estremamente complesso, questo non è il luogo per raccontarlo, però in breve che cosa significa? Significa che praticamente perché le merci e i servizi possano fluire liberamente tra le sponde dell'Atlantico, bisognerà armonizzare quelle che sono le regole. Perché le barriere fondamentali tra l'Europa e gli Stati Uniti non sono le barriere doganali, che sono molto basse, ma le differenti normative a tutela dei cittadini e del consumatore, perché che se ne dica, l'Europa negli anni, nonostante la controriforma che è in atto adesso, ha costruito tra le migliori regole del mondo a tutela del cibo, dell'agricoltura, della nocività dei prodotti chimici, cosa che non avviene né in Cina e tantomeno negli Stati Uniti. Quindi la volontà è quella di abbattere tutto ciò che di buono è stato costruito in Europa a tutela della nostra salute, quindi noi rischieremo di avere prodotti chimici non testati, rischieremo di avere una quantità di prodotti alimentari sintetizzati in America, perché di prodotti alimentari sintetizzati si parla, e in realtà questo trattato di libero scambio significherà anche la perdita del lavoro, perché ci sarà il rischio della delocalizzazione. È un po' quello che è successo aprendo le frontiere all'interno, per esempio, dell'Unione Europea. In realtà noi già viviamo gli effetti di un'eccessiva apertura. Nel momento in cui ci sono delle tassazioni, delle regole differenti tra Stato e Stato, ma vi è la possibilità di delocalizzare prodotti, servizi e luoghi di produzione, chiaramente le industrie che guardano al profitto e non al bene comune, anzi, sposteranno dove converrà di più. E quindi si sposteranno, e dove si sposteranno creeranno comunque lavoro, ma lo sottrarranno alle altre zone. Figuriamoci con un trattato così ampio come gli scambi. Noi il 5 Stelle, insieme ad altri soggetti politici,
sia di destra che di estrema sinistra, ci stiamo opponendo con tutte le nostre forze a queste e altre porcherie che stanno giocando. Ora mi dicono che il tempo è finito, piacerebbe raccontarvi perché in Italia d'Europa si parla poco, la vediamo come lontana, ma purtroppo ha una grossa incidenza sulle nostre vite quotidiane di oggi e del futuro. Grazie. Grazie mille a Dario e Enrico.